Wahey Gooch, ben ritrovati dal vostro Andrin con uno su Pokémon Quest. Oggi andiamo ad esplorare le lande di Grotta Ombelico, quindi non sono lande, sono grotte. Ok, e non so a che livello possa arrivare il boss, ma sicuramente sarà intorno al 6000? Probabilmente sì. E è una cosa pessima, davvero pessima. Anche se è una grotta sembra che siamo all'aperto. Oh, però, come il presentimento che ci andrà molto bene qui. Ho come questo presentimento. C'è Gastly? Oh, ok. Verrà colpito da flagello. Mi sembra che venga colpito da flagello. Beh, è una buona cosa, nonostante sia di tipo spettro. C'è anche chi Gastly ancora non riesce a trovarlo. Dicono che sia un Pokémon difficile da trovare. Ma davvero? Ma è una cosa un po' strana, perché in genere Gastly, insomma, non è che sia chissà quanto raro, anzi, è piuttosto facile da trovare. Beh, certo, nei determinati posti dove appaiono i fantasmi, è ovvio. Ok, e siamo già... Oh, quasi al boss. Dove andate? Scappate? Ehi! Ecco, ora c'è il Pokémon boss, il Pokémon dominante della zona. Non è un Pokémon dominante, però insomma è più grande degli altri, quindi diciamo che è quasi il Pokémon dominante. Sì? Sì, signori? Scusate, mi sto cercando il vostro padrone. Oh mio Dio, cos'è? Caduta Massi? Caduta Massi quel. Rotolamento non penso, perché rotolamento ci va col corpo. Graveler! Bello! Bello! In teoria Graveler sì, è grosso quasi così. Non c'è molta differenza. Sta andando giù un po' troppo velocemente. Dovrei preoccuparmi? Dovrei preoccuparmi. Eh sì, sono abbastanza forte allora per affrontare magari queste zone così un pochino più facili. Poi il boss, niente, fallisco miseramente. Magmar al 18, sì, è salito molto velocemente. Bene, sto trovando gli ingredienti che mi servono per attirare Pokémon di tipo normale. E poi evolvere il trio di Eevee qua è una cavolata assurda. Cioè, può sembrare stupido, ma se ci vai a pensare, se non sai... Dici, ma come faccio? Non è normale. È molto... Sembra stupido, ma in realtà è complicato. È bello, però. È un metodo bello. È interessante. Ok, abbiamo sbloccato un obiettivo. Un altro obiettivo. Ho riciclato un po' di materiale, quindi ecco, riciclaggio. 107 materiali riciclati, bene. Ho ancora 6 tacche di batteria. Del gioco, non... Ah, però è pronta la pietanza, sì, perché ci volevano solo 2 esplorazioni. Vediamo quali Pokémon attiriamo lì. Sono curioso, dovrebbe essere una pietanza base, credo, perché non è che ho combinato... No, è già roccia! Pokémon tipo roccia. Gerud. Classico. Sì, forse se lo cuocevo nel pentolone di bronzo... Oddio, livello 1? Poverino! No, allora... Facciamo una cosa, cuociamo per i Pokémon normali. 1, 2 e 3. Poi ci va questo e poi ci va questo. Così esce un Pokémon normale. 3 di miele e 2 di roccia. Com'è che si chiama? Vabbè, roccia. O fungo. No, questo è un fungo. Vabbè, fungo e miele, insomma, dai. E i Pokémon normali arrivano a frotte. Certo, ne arriva solo uno, perché è il gioco che ti dice di farne venire solo uno. Però... Perché vado su Pokédex? Sugli obiettivi devo andare. Incetta di ricette. Wow. Peggio delle mie rime. Ok, e andiamo ancora a esplorare un altro po' l'isola. In questo episodio dovremmo farcela a fare tutto quanto... Oh, già è l'avvio di un 4.500. Possibile che arrivi a 6.000 il boss? Sì, sicuramente. Ok, ok. Che abbiamo ora? Un Zibet... E subito è andato. Eccoli che arrivano gli amichetti suoi. Vai, che bello. Quando li fai secchi tutti quanti con un attacco solo. Poi si equalizzano i Pokémon, no? E via. Giù di botte. Di maccato. E fa quello scappare. Anche lui è incappato nell'esplosione. Vai. Pemmete, guarda là che roba, ragazzi. Come mi sto divertendo a far fuori gli Zubat.
E poi siamo in una grotta, quindi è normale che gli Zubat appaiono. Ehi però! Interessante quello che c'è qui, eh? Se evitassi di sprecare l'attacco di Gyarados sarei molto più contento. Sì che poi nello scorso video Gyarados ho spiegato perché Gyarados, ma chi se ne frega? Lo pronuncio Gyarados, che cavolo. Via! Attacco letale! Non so, non è una mossa Pokémon però. Bello Sandslash! Ehi! Pensi di fregarci? E vabbè però, chiappacelo pure tu! Giri va a dove pare, no? Devi attaccare il Pokémon avversario. Chi sarà qua il dominante? Dominante, sia chiaro. Golbat! Poverino, lo facciamo secco! Mi dispiace! Piazzo le levito! Piazzo le levito, per favore! È già andato, ragazzi! È andato! È fatta! È inutile continuare a combattere! Veloce! Veloce, veloce! Questo è stato molto facile, devo ammettere. Grotto Ambirico, 5-2 fatta. Ora alleno un pochino Magmar. Poi dopo allenerò anche altri Pokémon, man mano che andiamo avanti. Insomma, esploriamo sempre posti più difficili. 5.400 il boss. Pochino. Va bene. Ci mancherebbe. Però sono curioso di sapere chi è. Se qui c'era Golbat, ora chi ci sarà? Forse Golem è il boss finale. Questo qua è Magneton. È Magneton sicuramente il Pokémon a capo di questa banda. Guarda quanti ne stanno a comparire. Se non fosse Magneton rimarrei sorpreso. E ora Voltorb. Aia! Oh, meno male non è esploso. I Voltorb esplodono solo. Stiamo molto attenti contro i Voltorb. Se c'è un Electrode, vabbè. Se c'è un Electrode non penso che abbia esplosione, se no finisce subito la lotta. Perché esplosione qua funziona come nei giochi normali, rimani a zero di vita. E devi aspettare di respawnare. Tra virgolette respawn. Ok, è andato anche Diglett. Ok, ora dovremmo esserci. O qualche sottoposto e poi il boss, oppure direttamente il... Direttamente il boss, no, il sottoposto. Sì! Onix! Ah, vabbè, una gradita sorpresa. Non mi dispiace. Vai con l'elepito e via. Aia. È grande, ok, perfetto. Sì, sì. Scottarlo è un po' difficile, però, eh. Ok, e vai. Oia! Quella faceva male, oh. L'ho sentita forte e chiaro. Vai, è andato. Magmar ci ha quasi rimesso le penne, però... Ha ben retto. Ottimo, Magmar a 19, quasi al 33 Dugtrio. E Gyarados è sulla buona strada anche per arrivare a 33. O 34, quant'era Gyarados? Vabbè, ad ogni modo. Vado un attimo a vedere se posso potenziare le loro statistiche. Di Gyarados ho sacrificato leggermente l'attacco, ma poco poco, per favorire i brutti colpi quando fai brutti colpi fa anche più danni. E quindi, insomma, dovrei anche fare meglio questa volta. Poi cercherò di farmare qualche Pokémon per togliergli il bruttissimo attacco flagello, perché andiamo a dove pare, va. Non ha senso l'attacco flagello. Devo farmare i Pokémon perché dopo con lo sparring lui impara mosse nuove. Flagello potrebbe anche diventare morso, idropompa, tutto potrebbe diventare. O tutto o niente. Perché no, può anche peggiorare, chi lo sa. Un'imboscata, eh. Maledetti. Vai. Ok, è andato. Siamo confusi. Piano, 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 che siete confusi, piano. No, ragazzi. Ok, confusione finita. Oh,
Ehi, 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 ehi. Vai, gira su te stesso, Beyblade. Ok, ok, ok. Vai, grande, grande, mi sei piaciuto. Ma schiatti? Cos'è, Rosso Merang? Oh, Marowak! Oh, cavolo. Come sto? Insomma. Sono stato meglio. Se lo scotto è tanta roba, se lo scotto è tanta roba. Ma non lo scotto però. Doppio osso merang, osso clava, no, osso clava ti fa una batosta tremenda. E 4, un altro, ce lo vuoi mettere un altro? Beccati questa. Marowak dei miei stivali. Ecco quello che continua a girare. Oh, vabbè. 33, ottimo, ottimo. Oh, che ho trovato, bene, subito a potenziare, subito a potenziare. Sono proprio un pelino più forti. E andiamo allora a prendere il boss. Il sonno. Il Pokémon non riesce a muoversi per un po' di tempo quando si addormenta. Bella affare, bella affare. Allora, chi è il prossimo avversario che vuole prendere un po' di danni? Ah, sei tu, sei da solo? No, è portato i tuoi amici e ti hai portato. Gyarados lo faccio girare, poverino, se no. No, non fa niente. Magmar, troppi danni, non mi piace. No, signore. Ragazzi, non va bene. Dai, 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 grande. Ok. La difesa è un po' bassina? Sì. Sì, vabbè, però stava lì, non l'ha colpito. Allora ditelo che è inutile flagello come mossa, no? Ditelo. Eccolo qua. Ma c'è il boss. No, Dugtrio prima. Ragazzi, ecco, di qua, bravi. Dov'è? Ok, è quasi andato. Cosa? Ma da dove? Vabbè, però. Mi fai trappolozzi. Chi è il boss allora qua? Golem, l'ho detto. L'ho detto. Chi altro poteva essere se non lui? Che fa le vitorocce anche lui? Oddio, però non si capisce niente. Che sta succedendo? Andate via! Basta! Ho capito! O Geoforza oppure Pietrataglio. Spero che Geoforza sia più probabile, perché Pietrataglio, se fa brutto colpo, ti finisce. Mi sa che era Pietrataglio. No, dai! Ce la posso... Dai! Non so, si sta muovendo da solo, non so cosa succede. Gyarados è quasi ripreso, ottimo. Vai! Colpiscilo! Vai! È fatta! È fatta! Vittoria! E andiamo così! E andiamo così! Grande! Oh oh! E ora si comincia l'allenamento intensivo per la prossima sfida. Grande, 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 grande. Bello, più 287 di salute. Ottimo, ottimo. Hai trovato la statua placavento. Complimenti, tutti gli alleati fino al livello 25 riceveranno più PE esplorando l'isola. Fantastico, una nuova statua. Con questa sono 5. È la statua placavento. La figura PG8 è un Pokémon che vola libero nel cielo senza timore delle tempeste. Ha anche una grande apertura alare, PG8. Ma Pidgeot è ancora più maestoso. Ed intanto c'è un'altra area da esplorare, procediamo? Procediamo sì, ma con calma, prima devo allenarmi. Grotto Ombelico, pietra estensione, ottimo, ottimo, mi fa piacere. Gran radice, va bene, va bene. Però non voglio concludere l'episodio così. Quanto ci manca per preparare il pasto? Altri 2 turni. Allora sapete che c'è. Tanto che devo allenarmi, faccio queste 2 lotte. Proprio 2 me ne sono rimasti di punti di batteria. E vediamo insieme che Pokémon arriva. Magari arriva proprio Eevee.
Yupi, il piatto è pronto, vediamo un po' che Pokémon attiriamo. Il problema è che ce ne vogliono 3 di miele, quindi in teoria 9. Perché la bottina questa qui, attenzione però, 3 stelle è tanta roba. La bottina questa qui, grigia, di rame, di ferro, quello che è, richiede 3 oggetti per ogni cosa, quindi 3 miele, 3 funghi, 3 bacche, insomma, capito? Tutto quanto di 3. Mentre quella a bronzo richiede 10 oggetti per ogni oggetto, insomma, ci siamo capiti. Farfetch. Perché Farfetch? Perché Farfetch? Cioè, questo c'ha le IV perfette. Sì, anche qui ci sono le IV. Non credo ci siano le EV, ma le IV ci sono sicuro. Perché ho trovato un Krabby al 29, insomma, nulla di che, e un Krabby al 21 che, accidenti se era. Quindi penso che ci siano anche qui le IV e le EV. Questo ragazzi a livello 10 con un po' di pietre già spacca tutto. Accidenti, amico, sei forte. Intanto io metto a preparare e vi do il saluto per questo video. Quindi io come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Insomma, Pokémon Quest a me sinceramente sta piacendo molto. Appena si caricano le pile, gioco e alleno i Pokémon, mi sta davvero prendendo tanto. Vi ricordo come sempre che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.